Ma scusate, sta succedendo qualcosa all'improvviso. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Cioè, questo era fuori scaletta assolutamente, non sapevamo niente, ma Vittorio Staffelli qua. Bella là! Bella là! Bella là! Che sorpresa! Ci sarà qualcuno attapirato su questo palco allora? Dai. Che cosa ho fatto? Ci sono degli indizi però, eh? Cosa ho fatto? Ci sono degli indizi, abbiamo rotto la magia, scusa, di Giorgio, ma lui la recupererà bene, e il povero Staffelli che è nascosto in un armadio da ore e ore e ore, in coda, solo per venire a fare questa consegna, per cui alla parte di tutti ti ringraziamo. Grazie Vittorio! Io non lo so ancora, tu non sei ancora, sai? Io tengo una certa distanza da lui perché purtroppo devo dirlo è tutto sputacchiato dalle borseggiatrici di Milano per cui fa un po' angoscia a toccare, a stargli vicino. Allora, e questo cos'è? Spiegaglielo tu, questo è un tapiro per sì. I 78 anni. Ah! È il classico tapiro, quindi la base è quella naturale che utilizziamo per tutti i premiati del programma. Sì. E poi ovviamente abbiamo messo le ali, non ho capito perché abbiamo messo le ali. Perché le ali è una un sapido calambur, le ali. Il tapiro con le ali è bellissimo, le grazie. Ali, le ali. Poi sotto ci sono queste due palle da biliardo americano che hanno due numeri, immagino non sia 78. L'età di Fausto. Grazie. 78. Cioè Fausto sei già 78. Eh sì. E il primo tapiro quanti anni te l'ho dato? 10 anni fa. Mazza ragazzi. Circa, forse anche un po' di più. Ma a Sanremo? Sì, tutti a Sanremo ve li dati. Meraviglioso. Chissà perché. Chissà. Chissà e, poi, perché. E poi Antonio spiegherà il disco. E poi c'è un disco che è un 78 giri e con scritto meglio 78 che 45. Bello, bello, bello. Ma è bellissimo, bellissimo, grazie. È un tarocco perché abbiamo preso da un tuo LP tutte le canzoni, c'è anche la canzone dell'autore Giorgio Conte che non sapevo. A nostra Debora. Pensavo le parole, invece la musica. La musica, parole di Pallavicini, Vito Pallavicini. E lui la musica anche. Sì, la musica. E le parole Pallavicini. Esatto. Quindi io me lo sono immaginato, pitturato anche lui di nero, che si agitava per entrare in magia e fare questa canzone che tutti ricorderanno. E poi dopo, ma... Sì, e quindi senz'altro. Diciamo, questo... E poi c'è scritto il tapiro che dice a chi? A te, a me, a te. Auguri Fausto! Grazie, buon grazie, compleanno! Grazie, grazie davvero, grazie Antonio. Buon compleanno grazie. Fausto! Staffelli, questo... A Fausto, tanti auguri a te. Grazie, grazie. Questo veramente è Fausto, tanti auguri. Potete fargli grazie, grazie. Un primo piano per vedere. È il più bel compleanno della mia sì, storia. Ma tu scusa, non mi puoi far sta figura di merda con Gino. Cioè, Gino. Lui ha fatto piangere. Si crede tu. No, vabbè, io sono commosso, naturalmente, cerco di nascondere perché poi... Sputazzare da lui, così facciamo... No, perché io sono ancora col sorriso sulle labbra, perché pensavo che il tapiro si volgesse per le scarpe rosse. No, 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 così immediati non siamo ancora. Allora, invece no. Hai voluto venire dal Benga, hai visto? No, no, guarda, questa è un'opera io unica. Ci sono venuto già, lo sai sì, che... Lo so, allora perché... io ho detto semplicemente, lo dico perché proprio spassionatamente... Il mio compleanno, tutti i figli, le mogli, insomma uno ce l'ho, va, l'ultima c'è. E tu dico, ma papà dove vai, dove festeggiamo? Niente, vado dal Benga.
Quindi tac, chiuso tutto. Però valeva la pena, eh? Tanti amici, tanta gente. E valeva la pena, sì, senz'altro. Ma non è finita, eh? Grazie a voi, Fausto. Grazie. Non è finita, eh? Poi dovrai superare delle prove andando avanti. Va bene, d'accordo. Va bene, grazie, dai. Per il tapiro veramente straordinario. Valerio, grazie. Questo però... Facciamo un applauso a Valerio che si è... Ciao Valerio, grazie. Grazie, grazie. Avventurato, grazie, grazie, nelle autostrade liguri, che è rimasto bloccato nel traffico ad Arenzano, ma è riuscito ad arrivare ad Aldenga. Grazie di cuore Valerio, ciao, ciao.